Quest'oggi la Chiesa ci fa celebrare la festa dei Santi Simone e Giuda, due apostoli, e quando si celebra una festa degli apostoli, per noi, anche se cade in un giorno settimanale, si vuole solennizzare, perché gli apostoli sono stati i primi a conoscere Gesù, a seguirlo e a portare il suo messaggio nel mondo. E se noi oggi siamo qui è grazie anche al lavoro che loro hanno fatto. Però noi quest'oggi siamo qui anche per un'altra ragione, per commemorare il caro luogotenente Doriano Forcieri. Io credo che sia il dovere della memoria che ci raduna qui questa mattina. Il dovere di ricordare innanzitutto Doriano come uomo, marito, padre, o come amico per chi di voi era più legato a lui. Ricordare il cammino di vita condiviso, il bene voluto e ricevuto. Il dovere della memoria anche per il ruolo che Doriano ha avuto nella società da servitore dello Stato come uomo dell'arma. Oltre al dovere della memoria, siamo qui anche per un dovere di riconoscenza per tutto ciò che Doriano ha fatto e per come lo ha fatto. C'è sicuramente la riconoscenza della famiglia, degli amici più stretti, per la presenza che è stato nella loro vita. Immagino anche sicuramente la riconoscenza dell'arma per l'impegno profuso negli anni di servizio, ma anche la riconoscenza della comunità assese rappresentata quest'oggi da alcuni componenti e delle comunità che lui ha servito nei suoi anni. Infine c'è il dovere della fede, proprio perché la vita talvolta è un mistero incomprensibile, siamo coscienti di non potercela fare da soli. Per quanto umanamente ci impegniamo con tutto l'impegno possibile, l'impegno umano, l'impegno professionale, tante volte ci accorgiamo che da soli non possiamo farcela. Abbiamo bisogno di Dio. Abbiamo letto proprio un attimo fa nella seconda lettura: ti raccomando dunque prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pietà e dignità. Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Ecco, allora mi piace pensare che il nostro ritrovarci qui questa mattina nel dovere della memoria, della riconoscenza e della fede sia il modo con cui vogliamo rivolgere a Dio suppliche, preghiere e ringraziamenti per ciò che il luogotenente Doriano Forcieri è stato in diversi modi per tutti noi. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi, Carabinieri d'Italia, a te leviamo, reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice con il titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni proposito di bene e fanne vigore e luce per la Patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare, con la fedeltà fino alla morte, l'amore di Dio e ai fratelli italiani. E così sia. E la signora Patrizia e i suoi ragazzi per averci concesso anche oggi l'onore di essere qui a celebrare questo, diciamo, questo ricordo. Ringraziamento che rivolgo anche al sindaco Tiziano Aceti, che è sempre assolutamente vicino e concretamente vicino all'amministrazione comunale, ma soprattutto all'arma dei carabinieri e alla stazione, in particolare alla stazione di Asso. Quindi questa è una manifestazione di, diciamo così, di vicinanza che non è assolutamente unica. Dire chi era Doriano Forcieri, l'uomo e il comandante, onestamente penso che non ce ne sia bisogno, perché basta ricordare quello che il nostro comandante generale, esattamente da quello scranno 2 anni fa,
ha avuto, diciamo così, la capacità di descrivere. Ed è stata una descrizione veramente lucida, profonda, naturale. Naturale perché, peraltro, lui da comandante di regione lo aveva conosciuto. Quindi io non devo aggiungere assolutamente nulla se non ricordare proprio quelle parole che il comandante generale ebbe appunto per Forcieri il giorno del suo saluto. Chi mi conosce sa che non mi piace girare intorno tanto ai discorsi e quindi vado al dunque. Questa per noi è una ferita aperta. È una ferita aperta per l'arma ed è ovviamente una ferita aperta per la famiglia ed è una ferita aperta che il tempo non potrà rimarginare. Quindi di fatto non abbiamo tante possibilità di poter lenire o risolvere questa, diciamo, questa ferita. L'unica medicina che abbiamo, l'unica sostanza che abbiamo per poter appunto lenire la ferita è quella del ricordo. Ed il ricordo serve proprio per testimoniare non solo nell'immediatezza, quindi non solo dal 2022 in avanti, ma soprattutto per gli anni che saranno, chi era Doriano Forcieri, che cosa ha fatto per questa comunità e che cosa è stato per l'Arma dei Carabinieri. E quindi questo è un dovere che tutti quanti noi carabinieri dobbiamo assolutamente mantenere. E da riguardo ringrazio ovviamente molti ufficiali che sono arrivati anche da lontano, da tutta la provincia, tutti i carabinieri, compresi i carabinieri in congedo, vedo con grande piacere anche l'appuntato Pano, la famiglia che ovviamente di cui noi ci pregiamo veramente di poter continuare a far parte e ovviamente i ragazzi di Asso che hanno vissuto sulla loro pelle questa tragedia, ma che con coraggio continuano a servire questa comunità. Grazie. Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.